Parleremo in questo capitolo dei Diaspri Orbati, che è senza dubbio il gruppo di diaspri più belli e più apprezzato dai collezionisti. I Diaspri Orbati sono un gruppo di diaspri chimici che, come abbiamo visto, sono l'unico gruppo della classificazione basata sul precursore che derivano da precipitazione diretta da soluzioni e non da trasformazione di rocce precedentemente formate come vetri vulcanici, l'opale dei gusci di diatomeo radiolari o fossili come per esempio il legno fossile. Ecco, quindi i diaspri chimici si possono suddividere in quattro gruppi: i diaspri laminati, che è il gruppo diciamo più generico di diaspri chimici, o i diaspri agata, che è un gruppo un po' strano al limite fra i diaspri e le agate. Dei diaspri laminati, i gruppi più importanti sono i diaspri orbati e i diaspri brecciati, che però, essendo due fenomeni secondari che trasformano e cambiano l'aspetto dei diaspri laminati, sono diciamo due gruppi a sé stanti e sono strutture che si instaurano sopra dei diaspri precedentemente laminati. E vi faccio all'inizio una carrellata di diaspri orbati, che così molto belli, diciamo molto collezionabili, e poi vi cercherò di spiegare come si formano questi cerchi. Questo è il diaspro imperiale del Messico, questo è uno dei campioni più belli, si chiama De Rose, è veramente un campione molto grande. E ricordo che non bisogna confondere i diaspri orbati con quelli orbicolari, che è una struttura che non ha niente a che vedere, anche se i termini possono portare a confusione. Questo è un altro nodulo di diaspro imperiale. Anche questi sono diaspri imperiali, anche se hanno meno colori, la forma e la geometria di questi cerchi sono molto belle. Si vede chiaramente che qui i cerchi si instaurano su una laminazione precedente, non sempre i cerchi cancellano completamente la laminazione, e questo è un mezzo nodulo dove c'è la superficie libera qua. Uno dei diaspri più famosi, il diaspro bruno, viene da Lido, una zona da dove vengono quasi tutti i più bei diaspri orbati, che è la zona delle Hawaii Mountain, l'ovest dell'Oregon e l'est dell'Idaho. Il bruno è molto famoso soprattutto per queste sfumature sui bordi che danno un aspetto tridimensionale a queste geometrie. Un altro bruno, un cabus, molto bello, molto quotato. Un altro campione. Ecco, questo è un altro classico, la Morrisonite, viene dall'Oregon, dalle Hawaii Mountain, è un diaspro in vene, mentre il bruno, che abbiamo visto prima, è un diaspro all'interno di tandere, quindi la forma è sempre di vene allungate, e questo viene da un particolare claim che ha dato per alcuni anni questi campioni, questo bel verde con dei cerchi che sono forse più belli del mondo dei diaspro. Questa è un'altra morrisonite di altri colori, vediamo che sono colori sempre molto sgargianti. E questo è un altro campione, anche questo in vena, dove si vedono tutte queste cerchi allungati lungo la vena. Un altro classico è Blue Mountain, diaspro sempre dell'Oregon, dove i colori sono di un verde molto brillante, anche se un diaspro un po' problematico perché spesso ha delle strane inclusioni, è difficile trovare un campione che sia completamente gemma, però i cabochon che se ne fanno sono molto belli appunto per i bei colori. Ecco, questo è un altro classico, Willow Creek, sempre nella zona vicino al Bruneau, e come l'abbiamo incontrato a proposito di Thunder Egg, si trova in noduli di Thunder Egg di dimensioni colossali di alcuni metri, e vediamo che anche la complessità delle strutture dei cerchi è molto grande. Un altro Willow Creek, questo è un nodulo sempre Willow Creek un po' più piccolo, ma anche questo con delle belle strutture. Ecco, questa è una grande fetta dove vediamo i cerchi cambiano colore, passa dal bianco al rosso al verde, ci sono molte strutture e molti campioni che abbiamo studiato sono del Willow Creek. Il diaspro ellipso, sempre dell'Oregon, vediamo che i cerchi non sono molto evidenti, non cancellano completamente la laminazione primaria, però il colore è bello, interessante.
Questo è chiamato Anastasi, un diaspro di una località segreta, sempre nella stessa zona, però siccome sono giacimenti spesso piccoli, molto apprezzati dai collezionisti, c'è un certo segretismo su questi depositi. Questa è la Cabenite, un altro piccolo deposito dell'Oregon. Questo è uno dei pochi diaspori orbati fuori dall'area Oregon-Idaho, viene dal Madagascar, è il diaspro Polychrome, che normalmente viene sfruttato per questa banda rossastra nei bordi, però in alcuni campioni dà delle splendide strutture orbate, in genere con cerchi molto piccoli e molto, molto numerosi. Ecco un altro campione, il Polychrome. Ancora il Polychrome, quando non ha la banda rossa, viene detto Misty Mountain, ma credo che più o meno sia lo stesso giacimento. E questo è una fetta molto grande, sono 80-90 centimetri, e anche qui vediamo un numero immenso di piccoli orb, strutture cerchiate. Questo è un diaspro cerchiato italiano, questo viene dalla Sardegna, dall'area di Masullas, non conosco il giacimento, non so bene se è stato sfruttato, questo è un campione del Museo di Masullas, mi piacerebbe un giorno andare a vedere. Ecco, vediamo come si formano questi cerchi. Abbiamo osservato che in certi opali, questo è un opale idrofane dell'Etiopia, cioè l'idrofane è un opale che ha una porosità così alta che quando viene bagnato assorbe così tanta acqua che diventa trasparente. Succede in alcuni campioni che durante l'assorbimento, cioè in questo campione in particolare, durante l'assorbimento, ho messo il campione che non aveva questo cerchio al centro. L'ho messo in acqua, ha assorbito l'acqua ed è rimasto intrappolato dentro una bolla d'aria. E qui si è fermata la cosa. Dopodiché, ovviamente, quando l'ho seccato, questa bolla è sparita. Delle bolle di questo tipo sono frequenti nell'opale di fuoco del Messico. Questi sono opali che hanno già questa, diciamo, questa struttura nel mezzo. E questo nucleo, più delle volte, è vuoto. Allora, ho pensato che sia molto probabile che nei diaspri succeda la stessa cosa, con la differenza che nei diaspori la formazione dei cerchi si può ripetere. Allora, se questa è una bolla d'aria e quello che c'è dentro può venire via, vuol dire che l'opale si è indurita, cioè questa bolla d'aria si è formata quando l'opale era ancora, diciamo, in una fase di formazione, però questo cerchio si è indurito, ma la parte interna no, per cui è potuto uscire. E questo stesso processo lo possiamo immaginare ripetute volte nella formazione dei cerchi, dei diaspori. Quindi ci siamo fatti questo schema. Ho disegnato qui un tandere, ma giusto per capirci, prendiamo quello che può succedere durante la stagione umida, che il diaspro, il protodiaspro del tandere, assorbe acqua e diventa umido. Si forma quindi questa bolla all'interno che resta secca. Nella superficie di contatto fra il bagnato che è fuori e il secco dentro, il diaspro polimerizza e indurisce. Quindi questa superficie indurisce. Quello che c'è dentro ancora no, e quello che c'è fuori è quello che poi si seccherà completamente nella stagione secca. Nella stagione successiva, questa superficie, se ha polimerizzato e si è indurita adeguatamente, diventa dura e quindi impermeabile. Quindi la bolla dell'anno seguente si appoggia contro la prima perché non può entrare dentro e avrà una forma più o meno con una geometria particolare che poi vedremo, e appoggiata alla prima. Questo fenomeno si può ripetere finché continuiamo a aggiungere bolle e, diciamo, induriamo tutto il nodulo. Quindi il nodulo di diaspro si indurisce dal centro verso l'esterno, partendo dalle bolle, dove questa è la prima e questa è l'ultima. Dobbiamo ricordare che nelle agate, che vedremo fra alcuni capitoli, nelle agate è esattamente il contrario, cioè le agate si formano a bande concentriche partendo dai bordi, anche le geodi di ametista, la maggior parte dei corpi, diciamo che cristallizzano, si induriscono dai bordi verso l'interno. Quindi questo è un caso un po' diverso. Allora, proviamo a immaginare quali sono le possibili geometrie di sovrapposizione geometrica fra le bolle.
caso più ovvio è quello delle bolle concentriche, cioè la bolla successiva è esattamente concentrica alla prima. Però questo è un caso abbastanza raro. Abbiamo qui un campione, però diciamo che ne ho trovati abbastanza pochi. Il caso più comune è quello della bolla laterale, cioè una prima bolla in genere più grande al centro e poi una più piccola che va da una parte o da quell'altra del nodulo. Questo quando il nodulo ha una forma con una geometria strana. Poi ho aggiunto una geometria incompleta che sarebbe una via di mezzo fra il concentrico e il laterale, dove diciamo che si appoggia alla prima però in maniera diciamo, più di metà. E in questo caso la bolla che si appoggia viene molto schiacciata, molto stirata e più sottile, mentre nel caso del laterale sono bolle più grosse, più cicciotte. E poi c'è il caso del donut. Il donut è dipende poi come si taglia, comunque sarebbe un disco, una bolla discoidale che sta attorno alla prima bolla, quindi in un taglio noi vediamo diciamo due bolle simmetriche, due cerchi simmetrici ai due lati della prima bolla che però rappresentano la stessa bolla che ci gira intorno. E questo dipende anche un po' da come lo tagliamo, perché una geometria incompleta, se la tagliamo per esempio così, abbiamo un donut. Quindi questi sono i casi. Comunque, fra il concentrico, il laterale e l'incompleto, vediamo che la forma della bolla cambia decisamente. Poi abbiamo voluto fare un esperimento. Vediamo se c'è una proporzionalità fra le dimensioni della bolla e le dimensioni del nodulo. Abbiamo notato che noduli grandi hanno bolle grandi, noduli piccoli hanno bolle piccole. Allora abbiamo preso tre noduli dello stesso giacimento, questi sono del diaspora imperiale del Messico. Abbiamo preso un nodulo di 3 cm, uno di 9 e uno di 18, che è quello che abbiamo visto prima, la rosa, e li abbiamo riportati qui in scala. Poi li abbiamo ridimensionati tutti perché risultino all'interno di questo ovale. Quindi abbiamo ridimensionato le figure in maniera che tutti e tre siano iscrivibili in questo ovale. Allora, abbiamo visto che la dimensione della prima bolla è sempre uguale. Questo significa che c'è una legge di proporzionalità fra la dimensione del nodulo e la dimensione della bolla, più o meno, insomma, è comunque un'approssimazione. Questo cosa vuol dire? Chiaramente, maggiore è la dimensione del nodulo, maggiore è la quantità d'aria che può restare intrappolata nella bolla. Questa è un po' una verifica che l'ipotesi della bolla può essere corretta. In realtà anche la forma del nodulo influisce, infatti se vediamo per esempio il Brunò che è un riempimento di un Tandere che quindi ha dei bracci, i bracci del Tandere che ha una forma allungata, poi vediamo che i cerchi si allineano secondo l'allungamento del nodulo e si mantengono al centro del nodulo, quindi equidistanti dalle superfici esterne della cavità. Poi questo è una Morisonite, vediamo che anche nei diaspori fessurali abbiamo che tutti i cerchi si allungano lungo la lunghezza della fessura. E c'è un altro caso che è abbastanza frequente nel Willow Creek, in cui i cerchi si appoggiano a un lato della cavità. Però tutte le volte che succede questo, questa parete dove si appoggiano è una parete impermeabile. Perché? In questi casi abbiamo una cristallizzazione di calcedonio o quarzo, insomma ci sono diciamo, delle patine che coprono la porosità della roccia, che è questo, il tuffo della parte esterna del nodulo, del Tandereck, che è lo stesso che c'è da questa parte, però mentre questa roccia è porosa, questa parete è impermeabile. Cosa succede? Da questo lato, cioè da sinistra, da sopra e da sotto, entra acqua e bagna il protodiaspro, mentre da questa parte non entra. Quindi la bolla resta intrappolata non al centro, che sarebbe il caso che l'acqua entra da tutte le parti, ma contro la parete impermeabile. E quindi comincia da questo lato. Poi piano piano la seconda e la terza si appoggiano alla prima, perché abbiamo visto che la prima diventa a sua volta impermeabile e continuano i cerchi a appoggiarsi uno a quell'altro.
Questo è un altro caso uguale, la parete impermeabile in questo caso è a sinistra e l'allineamento di cerchi appoggia contro la parete e si sviluppa in questa direzione. Ecco, inoltre possiamo osservare che le bolle sono via via più piccole e più stirate verso l'esterno. La bolla più grande è la prima, poi mano a mano che formiamo delle bolle, lo spazio poroso del nodulo dove può restare intrappolato dell'aria è sempre meno, quindi il volume della bolla diminuisce un pochino perché diciamo, sottraiamo una porzione piccola del nodulo, però va scemando perché intanto si sta indurendo, quindi c'è sempre meno parte di nodulo che è porosa. Inoltre le bolle, se si stirano, sono sempre più sottili e quindi vediamo che abbiamo la bolla grossa e le bolle più sottili, più stirate, sono le più recenti. Vediamo come si induriscono queste bolle. Abbiamo visto che abbiamo un indurimento sulle pareti esterne della bolla e questo è quello che succede per esempio nell'opale di fuoco, dove abbiamo visto che la parte interna che resta liquida poi viene estratta e lascia il vuoto. In questo caso possiamo vedere, questi sono alcuni noduli che si trovano in una parte del deposito del Diaspora Imperiale in Messico, che sono caratterizzati da questa struttura spider web, cioè fratturata. Ecco, vediamo che queste sono chiaramente delle fratture da dissecamento che partono dall'interno verso contro le pareti della bolla. Quindi le pareti della bolla sono quelle che induriscono per prima, infatti non hanno subito fratturazione, mentre le parti interne, che ancora avevano dell'umidità, perdono volume per contrazione e lasciano dei vuoti che vengono in questo caso riempiti da calcedonio, non più da diaspro. Vediamo anche qui delle fessurine e dentro del calcedonio. E questo è anche. Quindi si può avere perdita di volume e fratturazione all'interno dei cerchi se questi restano isolati, cioè se il bordo è duro. Quindi l'indurimento del nodulo avviene dal centro verso l'esterno, però l'indurimento dei cerchi avviene dall'esterno verso l'interno. Ecco un'altra prova che questi cerchi possono restare, diciamo, plastici, morbidi e ancora porosi nella parte interna è questo campione sempre di Diaspora Imperiale dove i cerchi che qui sono tutti schiacciati uno contro l'altro, a sinistra sta il centro del nodulo, questo è il bordo. Ecco, questi cerchi hanno una seconda generazione di cerchi all'interno, cioè il bordo del cerchio era indurito, però non abbastanza da non far passare ancora dell'acqua, probabilmente più lentamente, insomma, è stato un altro processo successivo alla formazione della prima generazione di noduli. Quindi c'è stata una seconda porosità che ha creato questo secondo ciclo di cerchi all'interno. Ecco, un secondo ciclo di cerchi si può formare anche in questo Willow Creek, per esempio, all'interno di fratture tardive del diaspro. Abbiamo visto che ci sono questi fenomeni che possono essere dovuti al peso, cioè delle fratturazioni abbastanza importanti del diaspro, che vengono riempite a sua volta da diaspro, quindi un diaspro di un colore che non è lo stesso del centro, un colore in genere più chiaro, che è il colore che si trova generalmente fuori nei bordi del diaspro, e queste strutture vengono riempite da un diaspro che è ancora tenero e che può sviluppare un altro ciclo, diciamo, un'altra generazione di cerchi. Quindi, riassumendo, un diaspro orbato si forma, come abbiamo già visto per i diaspri laminati, si forma per precipitazione chimica all'interno di una cavità che si riempie di soluzioni colloidali nella stagione umida, la stagione delle piogge, nella stagione secca invece questa cavità si secca, precipita il diaspro, polimerizza, perde volume, forma i crack. Il ripetersi di questi eventi stagionali può riempire tutto il nodulo e poi o lasciarlo a metà, e poi successivamente, quando è tutto pieno, c'è questo instaurarsi di cerchi che sono un processo secondario dovuto all'assorbimento e al successivo essiccamento del nodulo nel suo complesso, che possono più o meno cancellare le strutture precedenti. Quindi le caratteristiche sono le stesse dei diaspri laminati, evidentemente. Però se abbiamo la presenza di cerchi, siamo sicuri che siamo in un diaspro chimico, perché sono stati trovati solo all'interno dei diaspri chimici.